TG Matteo D'Alena, storico, giornalista, poeta. Benvenuto Matteo. Quest'oggi ci presenta la sua nuova pubblicazione, I miei sud, scritti civili in prosa e versi, Falco Editore. Matteo, all'interno del tuo libro racconti un pochino le storie che riguardano personaggi che vivono ai margini della società, quindi coloro i quali sono esclusi dai giochi del potere. Ci vuoi spiegare meglio? Sì, c'è un unico filo conduttore che inanella le storie che sono racchiuse nei miei sud, ed è la marginalità. Infatti io considero questo libro una sorta di antologia della marginalità, una cosmografia dell'antisocietà e un campionario della devianza. È un viaggio popolato da personaggi diversi, personaggi nel corso dei secoli rimasti fuori dai giochi e dai discorsi del potere, di ciò che è grande e potente e che scrive la storia. Oppure in questi giochi del potere sono entrati come devianti, e sto parlando soprattutto di donne, di omosessuali, di streghe, di concubini, di ladri, di briganti, di vilipesi e di ribelli. E ho cercato di riportare alla luce tutte queste storie obliate, soggette all'oblio, che invece meritano diritto ed evidenza. C'è molta storia di genere, ci sono molte storie di donne che sono state semplicemente escluse da un mondo che nei secoli è stato maschile, è stato forgiato un mondo ad immagine di Adamo proprio per giustificarne l'assurdo e inaccettabile dominio. Ad un certo punto della storia dell'uomo, dall'uomo, le donne vennero prese e messe relegate ai margini. E nei miei sud ci sono diverse storie, c'è la storia di una madre infanticida nella Bologna del Settecento, ingravidata da un giovane prete, si tratta di Lucia Cremonini, che fu costretta però a un infanticidio, ad uccidere il proprio bimbo, e per questo fu punita, gli venne spezzato il collo a Bologna in una pubblica piazza e il suo corpo venne dato all'anatomia. C'è la storia di un'altra concubina, perché il concubinaggio, le cosiddette convivenze, more uxorio, nel corso dei secoli vennero considerate peccaminose e quindi questi concubini erano costretti ad assistere nudi alla messa della domenica o vestiti solo di un sacco. E c'è la storia della concubina di Sant'Agostino, chiamata fantasticamente Floria Emilia, di lei non si ricorda il nome, si ricorda il nome del suo uomo, questo vescovo di Tagaste, che l'ha sedotta, ingravidata da lei ebbe il figlio Adeodato, dato da Dio, e poi venne abbandonata per un destino di chiesa. E poi ci sono tante altre storie, ci sono storie di briganti, ma non c'è soltanto storia. Per quanto riguarda la storia, I miei sud è figlio di un preciso indirizzo storiografico. Nei miei sud non troverete la storia di ciò che è grande e potente, non troverete i grandi eventi storici, ma troverete uno straordinario interesse nei confronti dell'individuo come membro di un dato aggregato umano in un certo lasso temporale. Nei miei sud troverete la vita quotidiana delle masse, dei perdenti che patiscono la storia e tante altre storie. Quindi durante il corso degli studi tu hai maturato questa sete di giustizia? Sì, ci sono tante storie, ti dicevo, che meritano ascolto, evidenza, comprensione. Io collaboro con la Gazzetta, sono prima di tutto uno storico, poi collaboro con la Gazzetta del Sud, con Masciata.it e con People Life, e parte di questa mia attività di cronista giornalista l'ho riversata in questo libro. Troverete storie attuali di marginalità. Siccome sono convinto che le vere notizie non arrivano nelle nostre email ma si trovano sulla strada, nei miei sud c'è la strada. E le sono andate a cercare sotto un ponte, tra chi vive a pochi passi dallo scorrere delle acque del fiume Crati, nella spazzatura praticamente. Mi sono infilato in osceni e remoti tuguri a pochi passi dal salotto buono della nostra città, nel tugurio dell'Umberto I, dell'ex Umberto I, o ancora nel casino Telesio, nei sotterranei della stazione di Cosenza e nelle molte baracche che disseminate nel centro, a pochi passi dal centro, nelle periferie della nostra città. Ho cercato di raccontare semplicemente queste storie, dar voce a chi non ne ha.
Quindi racconti, reportage, ma anche tanta poesia. Sì, la poesia nei miei sud non è un mero ripiegamento nel sé, non è esercizio stilistico, ma io sono convinto che il poeta è una sorta di Robin Hood postmoderno, è una sorta di animale sociale che ha a disposizione le rime, le figure retoriche, i silenzi, le pause, e tutte queste sono come delle frecce scagliate contro chi sfrutta, chi opprime, chi praticamente inquina questo mondo in cui siamo chiamati a vivere. Perché ho scelto di narrare queste storie in versi? L'ho scelto di farlo in versi perché io credo che la poesia, ovvero il verso, ha una capacità di penetrare, massaggiare i cuori e di aprire le menti, è messa al servizio della storia, non soltanto della storia, dell'attualità, può diventare un ottimo strumento comunicazionale. Dove è possibile trovare il tuo libro? È possibile trovarlo in tutte le librerie di Cosenza e provincia e poi nella sede di Falco Editore, questo editore che poi tra l'altro mi ha dato la possibilità di presentarlo per la prima volta al Salone del Libro di Torino, nella massima vetrina culturale e libraria italiana. E da lì è cominciato un po' un giro di presentazioni in tutta Cosenza e in provincia. L'abbiamo presentato nel Salone degli Specchi della provincia, poi a Castrolibero. Il 4 luglio, la settimana prossima, saremo a San Pietro in Guarano e poi comincerà un vero e proprio tour nelle piazze, perché questa voce dei senza voce io voglio portarla un po' in giro e renderne conto un po' a tutti. Matteo, possiamo chiederti di leggerci una poesia? Sì, credo che ti leggerò una poesia, si intitola Calabriga e rivela un po' l'essenza brigante della nostra Calabria, laddove questi briganti storicamente non erano soltanto, secondo me, degli strumenti al servizio della reazione borbonica, ma erano, come dice Gramsci, dei resistenti. Allora ho pensato proprio a questa poesia che vado a leggerti. Calabriga. In questa terra ci fu il brigante, ci fu la strega o la sgualdrina, ma questa terra onora il fante e la sua sporca carabina. Mano lesta, mano smaniosa, su spighe, allume o carta moneta, terra ricca e prosperosa, olio, vino e buona seta. Risorgimento, brutta faccenda, un conte inaugura razzia, son compagni di merenda, massoneria, gendarmeria. Se della fine vuoi un assaggio che t'accenda la memoria, migrazione, brigantaggio, al tramonto della storia. Tamburello e chitarrone, fa bordello e mai operoso, così nasce il buon terrone sul retaggio dell'ombroso. Mo il tricolore ne ha persi due, il verde fonda nuovo stato, c'è chi denunzia il gran latrone, ma dimentica che è affiliato. Il grande nord ospita genti nelle tane dei migranti, l'aspromonte affila i denti in alberghi e ristoranti. Perciò il brigante hanno estinto, faci assulu sinfonia, se la storia è di chi ha vinto, ai vinti resta la poesia. Grazie. Complimenti Matteo per la tua splendida poesia, ci sarà veramente tanto da leggere all'interno del tuo libro. Grazie, è una grande esperienza e conto sulla partecipazione di voi tutti in questi miei sud. Noi ti auguriamo il meglio, ringraziamo il nostro ospite per aver accolto il nostro invito, arrivederci.